Perché se il rapporto con i giovani continua a essere un rapporto di temporaneità della loro prestazione di lavoro, in realtà vuol dire che non si sta investendo sulla qualità del lavoro, non solo di quel singolo lavoratore, ma collettivamente. Perché se il rapporto di lavoro che ti immagini di avere è sempre quello del breve periodo, ti accontenti di ciò che c'è, non ti poni il problema del cambiamento. Allora il tema non è, come spesso viene proposto, quello che quando parla di tutele di diritti universali sei la conservazione, mentre invece c'è una strana modernità che si cavalca, che rappresenta la somma dell'individualità, ma in realtà è proprio quale modello dal punto di vista sociale ci si propone e quale idea si ha di come nel presente costruisci il dopo. E allora c'è un altro tema che noi dobbiamo proporci, ma se la condizione è quella lì, quella per cui i giovani ci dicono la retribuzione che abbiamo in percorsi di carriera, l'idea di stabilità è il grado di insoddisfazione, quello che diventa pregiudizio anche rispetto all'attività lavorativa che fai, perché non ti permette, come dire, di misurarti sulle caratteristiche, perché le preoccupazioni esistenziali prevalgono rispetto al lavoro che fai. E allora questi giovani come saranno rispetto alle vere trasformazioni che sono in campo nel lavoro, che sono molto rallentate nel nostro paese perché il gap sugli investimenti, sulla ricerca e sviluppo è tale che noi continuiamo a competere al ribasso nel provare ad abbassare i costi e non ci stiamo ancora misurando con le grandi trasformazioni. Anche qui dobbiamo provare ad allungare lo sguardo, a guardare quello che sta succedendo, dove i processi di trasformazione sono ampiamente avanzati, in quei luoghi ormai ci sono due cose che vengono indicate come i termometri dello sviluppo: il grado di istruzione e la maggiore capacità di autoprotezione delle persone che hanno un alto grado e un elevato grado di istruzione, vagamente contraddittorio con i tanti giovani che devono nascondere i titoli di studio per accedere ai tanti lavori, tra virgolette. Da un lato il grado di istruzione, dall'altro la qualità degli insediamenti, che ha un effetto positivo sui territori, che hanno un effetto di trascinamento, e la prima misura di quell'effetto di trascinamento è l'innalzamento in quel territorio dei livelli di istruzione e di competenza. E allora, quando noi diciamo contrattazione inclusiva e diciamo diritti universali, dobbiamo anche però proporci il tema di come quella contrattazione include rendi uguali oggi, ma fornisce gli strumenti per la prospettiva. Anche qui ricordarci un pezzo della nostra tradizione. Quando nei processi di industrializzazione, alle prime crisi di specializzazione del sistema industriale, una delle grandi risposte che diede il sindacato fu quella che era difficile affrontare i processi di trasformazione, di specializzazione dei cicli industriali se non si tornava ad avere un livello alto di alfabetizzazione dei lavoratori. Inventammo le 150 ore, eravamo un paese ad analfabetismo alto in cui molti di quelli che erano entrati nei luoghi di lavoro non avevano nemmeno il ciclo primario dell'istruzione, e in cui ovviamente, avendo un così basso tasso di istruzione, gli elementi di analfabetismo di ritorno erano molto alti. Che risposta abbiamo dato di fronte a processi industriali che mettevano in difficoltà chi non aveva competenze e non era in grado di affrontare quel cambiamento? Gli abbiamo detto che bisogna tornare ad avere una qualità dell'istruzione, bisogna tornare ad avere quegli strumenti. Abbiamo sempre pensato che il fatto che i lavoratori e lavoratrici avessero quegli strumenti era un punto di forza per loro nel futuro, ma era un punto di forza per noi nel poter continuare ad agire un controllo sull'organizzazione del lavoro, sulla qualità dei processi, sulla difesa dei diritti, perché se non hai gli strumenti è anche più difficile difendersi. Anche qui si possono, come dire, ritrovare gli aneddoti della nostra storia di Vittorio che cede il cappotto per avere un dizionario, perché la sua formazione è la formazione di quel mondo che non aveva accesso a scuola, ma che molto piccolo già andava sui campi a lavorare. E allora possiamo immaginarci una contrattazione inclusiva che non si misura sui temi della formazione e della qualità? Possiamo immaginarci un'idea di paese che
è contornata nel prossimo futuro dall'idea che la buona scuola è fatta semplicemente da quali poteri individuali ci sono di organizzare i programmi formativi invece che della costruzione di una grande comunità che permette di partecipare, di cambiare, di qualificare i percorsi di istruzione. Perché ho usato questo elemento? Perché temo nella nostra discussione una polarizzazione tra la discussione sulla contrattazione inclusiva e la contrattazione sociale. Non possono essere due mondi. C'è una straordinaria coerenza tra questi due temi.